mister di Anicelli di Canale 21, io sono convinto come lei che il Napoli possa giocarsela alla grande per lo scudetto e la Champions. Da questo punto di vista, primo, il ruolo di favorito in Champions, perché il Napoli è favorito oggettivamente per il passaggio del turno e lei l'ha fatto intendere, come cambia l'approccio alla competizione e secondo le schermaglie che già ci sono tra Sarri e Conte, la vicenda recentissima dell'inchiesta di Torino può favorire il Napoli nella corsa a scudetto? Io credo che noi dobbiamo rispettare quello che dice il campo e non tanto quello che si dice fuori dal campo. Il campo dice che in questo momento l'Inter ha iniziato molto bene la stagione, che la Juventus ha avuto diciamo un piccolo impasse, però sembra che è scoppiata la fine del mondo, ma in realtà la Juve ha fatto un pareggio in 3 partite, io credo che il campionato ci può stare. Poi il campo dice quello, che il Napoli può essere competitivo, come l'abbiamo detto, e che può essere competitivo, credo che tutte e 3 le squadre possono essere, compresa l'Atalanta. Io credo che, se vogliamo parlare del calcio italiano, il calcio italiano con queste 4 squadre può essere molto competitivo nella Champions. Tutte e 4, perché credo che teoricamente tutte e 4 possono passare il turno e portare 4 squadre italiane su 16, diciamo, negli ottavi di finale sarebbe molto importante. Favoriti a cosa? No, non cambia assolutamente l'approccio, perché quella è quello che dice la carta, quello che c'è teoricamente è così. Teoricamente l'anno scorso non eravamo favoriti, siamo arrivati a un passo e quindi diciamo il fatto di avere i favoriti del pronostico per il passaggio del turno ci deve diciamo far raddrizzare le antenne per essere sempre concentrati in tutte le partite. E sono certo che lo saremo.